Buonasera a tutti e benvenuti alla premiazione dell'edizione italiana di Wikiloss Monuments 2020. Come forse sapete, Wikiloss Monuments è il più grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti raccolti ed è ora la sua nona edizione. La sua finalità è documentare il patrimonio artistico mondiale e fornire immagini per illustrare Wikipedia, l'enciclopedia libera. Le stesse immagini però possono essere usate da chiunque per qualunque scopo, anche commerciale, quindi anche per illustrare per esempio opuscoli turistici, e quindi hanno anche la finalità di diffondere le bellezze nazionali, nel caso di Wikiloss Monuments le bellezze italiane, in modo che il nostro patrimonio artistico e culturale possa essere apprezzato da una platea non solo locale, non solo nazionale, ma mondiale. Fino a questo momento hanno partecipato alle diverse edizioni del concorso in tutto il mondo 76 paesi, nelle varie edizioni, non tutti insieme, e 60.000 fotografi. E nel 2020 in Italia abbiamo raccolto 15.000 immagini scattate da più di 700 fotografi. In particolare quest'anno riteniamo che Wikiloss Monuments abbia anche un valore in più rispetto al solito, perché siamo tutti chiusi in casa, abbiamo dovuto fermarci tutti. Ma il concorso ci permette comunque di ricordarci che siamo circondati dalla bellezza e che appena oltre le mura di casa il nostro patrimonio culturale è lì che ci aspetta per quando potremo vederlo di nuovo. Passo ora la parola a Matteo Ruffoni, presidente di Wikimedia Italia. Grazie a tutti i soci di Wikimedia Italia che hanno sostenuto il concorso Wikiloss Monument 2020, grazie a tutti i fotografi che hanno partecipato, grazie alle istituzioni che hanno dato le liberatorie per poter fotografare i monumenti dati a loro in custodia e mi auguro che queste 2000 istituzioni siano nostre alleate nella lotta per la liberazione delle immagini del patrimonio culturale italiano. È molto importante che sia possibile, diventi in realtà la libertà di panorama, la libertà di poter fotografare monumenti, tutto insomma, gli oggetti del patrimonio culturale, in modo che venga conservato con licenze libere per le generazioni future attraverso Wikimedia Commons e tutti gli altri siti e le altre piattaforme in cui è possibile utilizzare le licenze libere, che ricordo sono il miglior modo per conservare, utilizzare, distribuire e aiutare le generazioni future a mantenere dentro la rete la libertà e la condivisione del sapere, in questo caso sotto formato di immagine. Quindi grazie, grazie tantissimo a tutti coloro che partecipano, grazie alle istituzioni che mi auguro saranno con noi nelle battaglie che facciamo a tutti i livelli politici ed istituzionali, presso l'Europa, presso il governo italiano, presso la Camera, il Senato. Abbiamo da pochi giorni avuto delle audizioni in Senato, dovevamo avere un'audizione alla Camera e cominciamo ad avere alleati tra i politici e gli amministratori nazionali, locali e regionali. Grazie ai soci che si impegnano sempre per questo lavoro, grazie ai volontari, grazie a coloro che hanno organizzato le edizioni regionali del concorso, alcune già giunte a conclusione che vedrete in seguito, altre che si stanno concludendo in questo momento. E ci auguriamo che in futuro queste edizioni regionali possano anche aumentare. Vi ringrazio veramente tantissimo, Luigi, Gregorio, Ferdinando, Marta, tutti gli altri soci che io conosco e che so sempre molto impegnati in questo lavoro. Quindi grazie, grazie tantissimo. Vi ricordo che potete trovare informazioni sul sito www.wikimedia.it, scusate il lapsus. State con noi, diventate soci di Wikimedia Italia, partecipate al concorso Wikiloss Monument, aiutateci a liberare la conoscenza e a fare in modo che la libertà della conoscenza diventi, anche e soprattutto per le generazioni future, la continuazione di quel gran sogno che è stata l'enciclopedia libera degli illuministi e che prosegue in futuro grazie alla rete internet. Grazie Grazie. Marta. Grazie Matteo. Come stava dicendo Matteo Ruffoni, presidente di Wikimedia Italia, oltre all'edizione nazionale che è organizzata da Wikimedia Italia,
Abbiamo avuto quest'anno anche 7 concorsi regionali o provinciali organizzati dai soci volontari di Wikimedia Italia. Alcuni di questi hanno già tenuto le premiazioni locali e ora ci presenteranno le foto vincitrici. Quindi passo la parola a Luigi Catalani, organizzatore del concorso della Basilicata. Buonasera a tutti, spero mi sentiate bene. Sono molto felice di condividere con voi i risultati della quinta edizione del concorso regionale Wiki Loves Monuments, quello organizzato appunto in Basilicata dal 2016, che ha permesso ad una regione in fondo piccola come la nostra di essere tra le prime 3-4 regioni per quanto riguarda il numero di fotografie caricate nelle ultime 4 edizioni del concorso nazionale. Anche quest'anno la risposta è stata molto positiva, nonostante le oggettive difficoltà nel muoversi e quindi nel produrre nuovi contenuti fotografici. Abbiamo superato le 1.900 fotografie in totale e una giuria composta da 10 persone, al cui interno ci sono wikimediani, fotografi, esperti di social media, esperti di valorizzazione del patrimonio culturale, hanno faticato un bel po' a individuare quelle che sono le fotografie che diciamo sono risultate le fotografie vincitrici. Mi fa piacere ricordare che fin dalla prima edizione il concorso regionale gode del sostegno, del supporto di APT Basilicata, della rete Proloco Umpli Basilicata e da un paio d'anni a questa parte anche della rete Bell, i borghi eccellenti lucani, oltre ad una serie di sponsor che mettono a disposizione i premi per i vincitori del concorso. L'anno scorso una fotografia della Basilicata giunse al terzo posto a livello nazionale, conquistò addirittura il decimo posto a livello assoluto, a livello mondiale. Ci auguriamo che anche quest'anno possano esserci dei riconoscimenti al di fuori dei confini regionali. In ogni caso ho il grande piacere di segnalare innanzitutto diciamo le fotografie che si sono classificate ai piedi del podio, quindi due note di merito a Giacomo Silvano, che con una fotografia del ponte alla luna nel comune di Sasso di Castalda si è classificato al quinto posto, e a Nicola Cerroni, che ha già avuto altri riconoscimenti nel nostro concorso nazionale, che con una fotografia panoramica di Grottole in provincia di Matera si è classificato al quarto posto. Passiamo al podio, la fotografia che si è classificata al terzo posto è di Valentina Gasparre ed è una fotografia che ritrae un tramonto a Genzano di Lucania in provincia di Potenza. Ecco, la state vedendo in questo momento. Al secondo posto si è classificato Maurizio Orlando con una fotografia del Cristo di Maratea, anche in questo caso siamo in provincia di Potenza, sulla costa tirrenica, al tramonto, una foto molto suggestiva, e il primo posto è andato a Teodoro Corbo, che ha vinto la quinta edizione di Wiki Loves Basilicata con questa panoramica su San Fele. Siamo contenti della qualità degli scatti, è stato difficile scegliere come vi dicevo, ma siamo contenti soprattutto della comunità che attorno a questo concorso regionale si è sviluppata nel corso degli anni, per cui continueremo a seguire con grande interesse e curiosità la cerimonia di premiazione e vi ringraziamo naturalmente per l'ospitalità. Grazie Luigi, passo la parola ora a Ferdinando Traversa, coordinatore regionale per Wikimedia Italia per la regione Puglia e organizzatore del concorso locale pugliese. Ciao a tutti, Wikilabs Puglia è appunto il concorso regionale pugliese di Wikilabs Monuments ed è giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è organizzato da Wikimedia Italia in collaborazione con l'associazione cinefotografica Kaleidos Club di Bari e il coordinamento regionale FIAF per la Puglia.
Quest'anno siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. Siamo riusciti a coinvolgere un gran numero di fotografi, 118, di cui il 65% completamente nuovi iscritti, nuovi reclutati per i progetti Wikimedia. Abbiamo avuto 826 fotografie caricate in totale. Quest'anno inoltre abbiamo ottenuto il patrocinio della Regione Puglia. Alla promozione locale che si è tenuta il 21 novembre ha partecipato anche un rappresentante, appunto, in nome di Puglia Promozione della Direzione Regionale del Turismo. Vorrei farvi appunto vedere le fotografie vincitrici del concorso regionale, le prime tre classificate. La prima è una fotografia di Nicola Brescia, che rappresenta una mareggiata nella nota Cala paura di Polignano a Mare, una delle, diciamo, una foto molto suggestiva, rappresentativa di una delle cale più famose della città di Polignano. Seconda fotografia, seconda classificata, una foto di Gabriele Cossetti, che rappresenta invece una foto del. Rappresenta invece il Monumento Marinaio d'Italia, le scale del Monumento Marinaio di Brindisi, e infine, primo classificato, una fotografia di Alberto Busini, intitolata Tutto Rosa, che rappresenta un bellissimo paesaggio del lago di Lesina. Vorrei quindi ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato al concorso e Wikimedia Italia, oltre che ovviamente all'Associazione Caleidos e alla FIAF Puglia. Grazie Alessandro. Ora passo la parola ad Alessandro, scusa, grazie Ferdinando. Ora passo la parola ad Alessandro Marchetti, organizzatore del concorso per la Toscana. Salve a tutti, grazie di averci ospitato qui. Il concorso regionale toscano è giunto alla sua quinta edizione, ma è soprattutto cambiato molto verso il 2018. In quell'anno, con Susanna Giaccai e Yuri Mazzamuto, siamo riusciti a coinvolgere 18 su 20 dell'amministrazione della provincia di Pistoia, che è stata la prima a essere massicciamente presente in Toscana. E se abbiamo superato tranquillamente migliaia di foto, abbiamo avuto un picco quell'anno, ma perché i gruppi fotografici avevano veramente usato tutti i loro archivi, ma in genere stiamo sulle 5.000 foto. Quest'anno ne abbiamo avute 4.000, non tanto per il problema del Covid, della pandemia, ma perché uno dei nostri principali uploader, che è Matteo Bimonte, quest'anno non ha partecipato. Lo salutiamo con piacere, sperando di vederlo nei prossimi anni. Matteo era praticamente subito sotto Francesco Bini come livello di foto partecipanti. È stata un'edizione interessante, poiché Francesco Bini non si è spostato dalla Toscana e ha partecipato molto. Abbiamo avuto tantissime foto di beni museali, quindi un campione decisamente diverso dal resto delle altre regioni sotto questo aspetto, marcatamente diverso. E fondamentalmente noi abbiamo più o meno concluso il processo, ma ci manca il voto di un giurato che, poverino, non è stato, ha avuto i suoi problemi, che è uno dei nostri principali pezzi forti della giuria, quindi ci teniamo particolarmente a sentire il suo giudizio. E la nostra giuria ormai sono circa 20 persone di tutti i campi possibili, da esperti più di social media, giornalismo, divulgazione museale, persone che lavorano negli istituti culturali relativi, vicini agli enti locali, wikimediani ovviamente, circoli fotografici, quindi è molto composito. Però comunque, anche se ci manca questi voti, che sono importanti per definire il resto della classifica, e matematicamente il nostro vincitore è sicuro, e ve lo faccio vedere tranquillamente, grazie. Allora, è di Elisa Salvicchi, che peraltro si è piazzata l'anno scorso prima al concorso locale. Noi abbiamo anche concorsi sottolocali di Prato, con la sua bellissima foto dei lavori idraulici che ci sono vicino lì alla zona della città. Invece, in questo caso, e tra l'altro ci sta seguendo, quindi la salutiamo anche lei con piacere. In questo caso, invece, è riuscita ad arrivare di nuovo sul podio regionale con il primo posto. Questa è una bellissima foto del padiglione portoghesi. Voi forse non so se l'avete mai sentito, ma il portoghese è un famoso architetto, ancora vivente, e verso la fine degli anni 80 ha fatto questa sala, che fa parte dell'industria dei congressi che si svolge a Montecatini, vicino al polo delle terme. Quindi ci sono le terme Tentuccio di Montecatini, hanno questa nuova, sono di stile Liberty, hanno anche questo padiglione molto molto bello. Quindi in realtà non è propriamente un bene comunale, è un bene coinvolto dall'amministrazione comunale, ma di un privato, cioè dalle
dalle Terme di Montecatini. Vi ricordo che le Terme di Montecatini arrivarono comunque prime nel 2018 con una foto di Marraccini, che è tra l'altro anche un amico di Salvicchi, noi abbiamo una comunità abbastanza coesa, e ci fa molto piacere perché è una bellissima foto che dà veramente l'idea della volumetria, dello spazio, dell'idea architettonica alla base del luogo, quindi descrive perfettamente bene il bene culturale. È una cosa un po' particolare perché le altre foto, quelle che si contendono al secondo e terzo posto, sono in realtà foto molto più classiche dell'immagine che si avrebbe dalla Toscana, ma noi abbiamo questa situazione particolare per cui, come anche lo scorso anno, sono tendenzialmente più le cose moderne che tendiamo a premiare. Ma questo è perché semplicemente molti dei nostri giurati sono della zona, per cui ci sono delle foto bellissime che però sono temi abbastanza frequenti e quindi chiaramente istintivamente tendono a privilegiare cose un pochino più particolari, un pochino più originali. Ecco perché alla fin fine, così come lo scorso anno ha vinto il Museo Pecci di Prato, che è sempre un'opera di arte moderna, all'architetturale, quest'anno abbiamo il padiglione portoghese. Le altre saranno molto più classiche, le vedrete quando le dichiareremo. Bene. Grazie Alessandro. Passo ora la parola a Gregorio Bisso, coordinatore regionale di Wikimedia Italia per la Regione Puglia e organizzatore del per la Regione Liguria, scusate, e organizzatore del concorso locale. Buongiorno a tutti. Anche per la Liguria appunto c'è un concorso regionale locale che si svolge dal 2017. Abbiamo una giuria appunto locale composta da 11-12 persone. In passato appunto erano 12, quest'anno sono state 11. Ringrazio tutti i giurati, nella fattispecie Claudio Bozzani, Roberto Panizza, Stefano Vigazzi, Laura Guglielmi, Arturo Di Corinto, Aldo Descalzi, Silvio Currò, Enrico Lisei, Donatella Allegro e Masha Strobant. La giuria appunto ha selezionato le tre foto migliori a suo giudizio. Appunto qui vediamo appunto la fruttiera di Sardanello di Cristina Maiolo, poi al secondo posto vediamo col cuore in mano, su cui mi soffermo un attimo perché secondo me è un'immagine molto intensa, profonda, soprattutto in questo anno in cui che ci vede così fragili e così indifesi. Ci fa riflettere sulla nostra vita e sul significato stesso del nostro quotidiano presente, passato e futuro, in cui occorre sempre avere un'attenzione, secondo me, ad avere quella mano sul cuore. E al primo posto, invece, Visione di Dolce Acqua, di Andrea Stillone. La cosa bella di quest'anno è che abbiamo avuto, diciamo, tutte le province della Liguria partecipi del concorso. Ringrazio tutti per la loro partecipazione e ci vediamo l'altro anno. Grazie, Gregorio. Abbiamo visto ora tutti i premiati attualmente fino a questo momento dei concorsi locali di Wikilos Monuments e ora passo la parola a Federico Ascari, responsabile comunicazione e sostenibilità di Creval, gruppo bancario credito valtellinese, che è il main sponsor di Wikilos Monuments Italia. Buonasera a tutti. Come Creval siamo stati felici di supportare un'iniziativa come questa che ha avuto anche un così vasto riscontro. Per noi è un modo di essere vicino anche alle comunità locali, al territorio, in un periodo difficile, in cui è difficile anche visitare il territorio stesso, e riteniamo che anche attraverso una documentazione digitale di così anche grande valore anche artistico, oltre alla documentazione futura, sarà anche un'opportunità per avere desiderio di tornare a visitarli appena sarà possibile. Abbiamo anche, grazie alla collaborazione con la nostra fondazione, messo anche a disposizione i diritti per i nostri tre palazzi distribuiti sul territorio, dalla Valtellina alla Sicilia, proprio per favorire poi questa attività di documentazione fotografica. Non voglio rubare altro tempo, lascio spazio alla premiazione, come è giusto che sia. Grazie, grazie Federico e grazie a Creval per il suo sostegno all'edizione 2020, nonostante la difficile situazione che tutti stiamo vivendo e per la vostra fiducia nei confronti di Wikimedia Italia. Ora è arrivato l'attesissimo momento della premiazione nazionale e passo la parola a Marta Pigazzini, che ha fatto parte della giuria di qualità, la giuria finale del concorso, ed è la coordinatrice regionale per la Lombardia di Wikimedia Italia,
che presenterà la menzione speciale FIAF, il 10º, il 9º e l'8º posto. A te Marta. Grazie Marta. Grazie Marta, buonasera a tutti. Iniziamo con il premio speciale FIAF, cioè della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Ricordiamo che sin dalla sua istituzione il premio speciale FIAF viene attribuito alla foto che colga con efficacia l'integrazione e o la valorizzazione di un sito culturale nel tessuto paesaggistico, sia esso urbano che periferico. Quest'anno abbiamo scelto di conferirlo ad una foto interrogativa rispetto a tali tematiche. La foto vincitrice ha il titolo Tutto in rosa ed è di Alberto Busini. La foto ritrae un parco naturale con alle spalle il borgo di Lesina e sullo sfondo un altro parco, questa volta eolico. Il commento della giuria è: nel rendere particolarmente suggestiva l'atmosfera di questo paesaggio antico, esaltandone la dimensione identitaria, la luce del tramonto impone con altrettanta forza una riflessione sulla conciliabilità fra energia sostenibile e impatto ambientale. Dovrebbe esserci con noi Alberto Busini. Credo che non sia ancora arrivato, non so se lo senti. Caspita. Va bene, passiamo oltre, poi magari gli chiediamo un commento. Perfetto, grazie. Allora passiamo al 10º classificato. La foto classificata è La rotonda in blu dell'utente Perpaolo 40. Il commento della giuria per questa foto è stato: uno scatto dal nitore lineare che le regala un'atmosfera sospesa e surreale, dal sapore quasi cinematografico e dalla cromia rigorosa e pulita. Si avverte la presenza latente delle persone che vivono questo luogo ma che non compaiono nell'inquadratura. Se c'è per caso l'utente per Paolo, dovrebbe, credo, esserci, non c'è? Io non riesco a vedere chi si è collegato e chi no, regia. Ok, no, non è ancora arrivato nemmeno lui. Purtroppo il bello della diretta. Bene, allora poi magari gli chiediamo un commento sempre se riesce a collegarsi. Sì. Allora passiamo a premiare il 9º. La foto vincitrice è la foto della tenuta dell'Annunziata di sera di Maurizio Moro. Il commento della giuria per questa foto è: bella questa immagine aerea che presenta un palazzo antico interamente racchiuso nella piazza a forma di conchiglia che richiama la piazza di Siena, insieme agli elementi di modernità, automobili, luci e ombrelli introdotti dalla sua nuova destinazione d'uso. Abbiamo con noi l'utente Maurizio Moro? Sì, penso di sì, dovremmo averlo. Eccolo. Buonasera. Buonasera. Sono molto contento di questo premio, cosa devo dire. Poi tra l'altro sono abbonato al 9º posto, perché l'anno scorso con la foto della Galleria di Milano, sempre al 9º posto. Quindi si vede. Posso farle una domanda relativa a questa foto? Diciamo che non è l'unico. Io ho guardato, sono abbastanza appassionata alle sue foto e lei spesso riprende tutto con i droni. Da dove nasce questa sua passione per i droni e per la fotografia con i droni? Naturalmente il drone dà qualcosa in più, no? È praticamente una prospettiva diversa e sicuramente colpisce. A me ha colpito molto quando ho cominciato a vedere chi fotografava col drone, ho detto no, devo organizzarmi anch'io, quindi ho fatto il brevetto anche per l'operazione critica, sono stato impegnativo, però anche di soddisfazione, quindi quando posso volo col drone e fotografo col drone, anche se il drone ha dei limiti rispetto alla macchina fotografica, si riesce a fotografare ancora così quando c'è un po' di luce, poi nelle foto notturne, che sono quelle che io amo di più, bisogna passare alla macchina fotografica, altrimenti la qualità scade. Comunque il drone secondo me ha veramente una marcia in più. Grazie, ho capito, grazie mille. Possiamo passare all'8º posto, Marta? Sì, andiamo all'8º posto. L'8º posto. Vai. È ancora una volta una foto presa col drone ed è il Faro Voltiano in autunno, monumento a cui io sono particolarmente affezionata ed è ancora di Maurizio Moro. Il commento della giuria è stato:
Una foto dal gusto contemporaneo, insolita nella scelta della stagione autunnale, scaba e non abbellita dal rigoglio della vegetazione e del punto di vista sul faro, soggetto tipicamente ripreso dal basso. Bello il contrasto tra l'ambiente morto e incolore e la vivacità del tetto e dell'abbigliamento dei visitatori, tutto nella stessa palette cromatica. E se posso farle una domanda anche relativamente a questa foto, è una foto sicuramente molto particolare, come emerge anche dal commento della giuria. Come ha fatto a scattarla? Perché appunto mettere insieme tutti questi particolari, diciamo, fermare questo istante, immagino che non sia stato facile. Quante foto ha dovuto fare prima di arrivare a questa, tra virgolette, particolarità? Diciamo che ho fatto diverse inquadrature. E questa sicuramente era quella che preferivo, perché dà una certa tridimensionalità alla foto, quindi bisogna fare un po' di scatti e provare trovare la giusta posizione, ovviamente stando attenti alle persone e valutando un po' tutto. Però io poi qui avevo chiesto anche il permesso alla polizia locale, quindi ero tranquillo. Comunque questa è stata anche un po' un colpo di fortuna, perché un'inquadratura così è un po' difficile. Questa è la classica inquadratura da drone e che piace. Sì, è bellissima, personalmente sì. L'ho apprezzata molto. Ringrazio tantissimo Maurizio Moro. Grazie a voi. No. Marta, se mi senti, è arrivato Alberto Cusini, l'autore della menzione speciale FIAF, se vogliamo. Volentieri, Alberto, grazie della partecipazione. Una foto molto particolare, e volevo chiederle da dove nasce l'idea di questi tre piani, appunto il parco, il borgo e il parco moderno, chiamiamolo così, il parco naturale e il parco eolico. È un'inquadratura veramente particolare, diciamo. Veramente, diciamo, la cosa è stata, come dire, un po' casuale, insomma, non... però poi alla fine tutto si somma. Ero andato al Lago di Lesina su segnalazione di un mio amico, un socio del circolo fotografico che presiedo, di San Severo, in provincia di Foggia, e ho incominciato a scattare, ovviamente facendo delle riprese, diciamo, più strette sui fenicotteri, punto e basta. Poi quando è arrivato il tramonto, che diciamo tutta la laguna si è colorata di rosa, e ho avuto questa sensazione, diciamo, di essere avvolto in queste luci, in questi colori, in un diciamo in un rapporto pressoché, diciamo, olistico con tutto quanto mi circondava, e quindi ho scattato e sono venuti questi tre piani. In effetti, diciamo, c'è il primo piano con i fenicotteri, che hanno un aspetto pressoché grafico anche per via del riflesso. Poi, diciamo, c'è il secondo piano, che è quello di questa nebbiolina che rende l'atmosfera un pochettino più, diciamo, eterea ed impalpabile, e poi c'è, diciamo, lo sfondo, che è rappresentato dallo skyline di Lesina, con il suo campanile che svetta. Insomma, ci è voluto anche un po' di fortuna. Di fortuna. Molto bella anche il contrasto. Grazie. Tra la natura, l'antico e il moderno, in qualche modo. Grazie. Grazie, sì. Mille, grazie. Grazie a voi. Benissimo, allora grazie mille Marta e grazie mille Alberto. Passo la parola al socio di Wikimedia Italia, Lorenzo Losa, che presenta il settimo, sesto, quinto e quarto posto. Grazie Marta. Ci muoviamo da poco rispetto all'ottava posizione, restando nella stessa area geografica, con una foto vista da lontano di Varenna, con le frecce tricolori che passano e che salgono verso l'alto. Con le parole della motivazione ufficiale, la giuria attribuisce questo settimo posto a questo scatto tecnicamente audace, dalla prospettiva particolare e dall'ottimo tempismo, e apprezza i bei piani di profondità e il movimento degli aerei tangenti al fronte della montagna.
il vapore sospeso sull'acqua e sulla cittadina aumentano il fascino della ripresa. L'autore della fotografia è Achille Ballerini, a cui chiedo per fare questa foto come tecnicamente è stata fatta, cioè anche in questo caso si tratta di un drone o di un idroplano o di quale altro punto di partenza è stato fatto. La sentiamo? Achille, non la sentiamo? Vedo che sta non lo scrivendo. Sentiamo, ma ci sta scrivendo in chat, dicendo in chat che era sopra Plesio. Uno scatto a raffica con 70-200 e raffica. Achille Ballerini si scusa perché non ha il microfono. Ok, allora poi magari ci racconterà via mail o ci sentiremo per telefono e ci racconterà come ha fatto perché... il suo scatto, esattamente come ha fatto, perché il suo scatto ha scatenato molte, molte ipotesi e molta discussione all'interno della giuria. Bene, bene, passiamo quindi al sesto classificato, intitolato Un comignolo di Frente di Daniele Nigro. Nelle motivazioni della giuria, in questa foto fiabesca ma eseguita con perizia tecnica, questa struttura sembra comunicare direttamente con la Via Lattea, in una perfetta armonia fra natura e opera dell'uomo. Foto personalmente che trovo molto, che apprezzo molto anche per la presenza del naturale, del firmamento all'interno della composizione. Personalmente però non ho capito esattamente che cosa sia la struttura che abbiamo come soggetto di questa fotografia. Quindi chiederei a Daniele, se è possibile, di spiegarci di che cosa si tratta. Sì, ciao, buonasera. Innanzitutto sono molto contento della vincita del premio. Volevo spiegarvi il significato di questa foto. È una delle tante torri costiere del Salento. Questa è Torre Minervino, si trova sulla litoranea tra Santa Cesaria e Castro, sono delle città marittime. Come vedete, la Via Lattea è come se fosse il fumo che fuoriesce dall'interno della torre, e la torre è come se fosse un comignolo, insomma. Tutto qui è molto naturale, è stata scattata con dei settaggi, un'esposizione molto lunga a 3200 ISO e con 30 secondi, 25 secondi, tutto qui, sì. Bene, grazie. Passiamo al quinto posto, la fotografia Pietro Pietosa in bianco di Teodoro Corbo. Questo è un tipo di soggetto che nelle fotografie di Wikilos Monuments ricorre abbastanza frequentemente e anche nei vincitori degli anni passati, ma che in questo caso è preso con un taglio e una prospettiva diversa da quello a cui siamo abituati. In effetti, come motivazione ufficiale abbiamo che si aggiudica il quinto premio questa immagine di un tipico soggetto da cartolina natalizia, ripreso però da una prospettiva insolita e che mette in luce aspetti inusuali del paesaggio, in un gioco fra montagna e abitazioni che da un lato è intimità e vicinanza e dall'altro compressione e dominio. Interessanti le linee di convergenza verso il centro disegnate dalle costruzioni, dalle nuvole in alto e dalla vegetazione
in basso a destra. Teodoro, ci puoi raccontare qualcosa dell'occasione in cui hai scattato questa fotografia? Ciao, prima di tutto ciao a tutti, vi ringrazio di vero cuore per questo premio. Poi sono ovviamente orgoglioso di rappresentare la mia regione Pietrapertusa in questo bellissimo concorso. Beh, questa foto per me è molto significativa perché da tanto, da piccolino che sognavo di scattare questa foto a Pietrapertusa, poi la neve ha accompagnato tutto, quindi è stato per me fantastico. Sono arrivato più o meno un po' prima del tramonto, infatti qui era già tramontato il sole, quindi mi sono trovato più o meno all'ora blu. Il cielo, le nuvole correvano velocemente, quindi questa è una lunga esposizione. E niente, c'ho un bellissimo ricordo. Pietrapertusa per me rimane uno dei borghi più belli della Basilicata. Ovviamente è tutta bella la Basilicata, però è tanto significativo, la comunità poi è fantastica. Voglio ancora ringraziarvi, grazie ancora. Ovviamente è stata scattata con un grand'angolo, ora sono passati un po' di 2 anni, se non sbaglio, dallo scatto, quindi neanche lo ricordo bene, però sì, in quell'occasione stavo proprio collaborando con un brand che tratta di filtri fotografici, quindi per me è stato proprio una ciliegina sulla torta. Infatti ho utilizzato un ND1000, se non ricordo male. Ecco, questo ci ricorda che le foto di Wikilos Monuments spesso sono scattate nei mesi immediatamente precedenti al concorso, ma certe volte anche alcuni anni prima, come questa foto che era del 2018, o in passato abbiamo visto dei vincitori con foto precedenti anche di 10 anni o più. Ci spostiamo in Valdogna per il quarto classificato. Anche in questo caso abbiamo delle montagne, ma manca l'aspetto umano. Questa è una foto puramente naturalistica. È con le parole della giuria uno scatto estremamente pittorico, la cui insolita palette cromatica aiuta perfettamente a mettere in luce il gioco di testure delle diverse superfici e sottolinea i diversi piani di luminosità e distanza. La natura mostra qui il suo volto austero e tormentato, rimandando alle atmosfere letterarie dello Sturm und Drang. Il vincitore, l'autore di questa foto, è Sir Leonidas, l'utente Sir Leonidas di Wikimedia Commons, che tuttavia non siamo riusciti a contattare per partecipare a questa premiazione. Questa è un po' una cosa che può capitare perché sappiamo chi sono i partecipanti come utenti sui progetti Wikimedia, non sempre abbiamo modi certi di contattarli, non sempre le persone che sono contattate ci rispondono. Ad ogni modo, la foto c'è, ha vinto e speriamo che nelle prossime settimane la persona si faccia viva per poterci parlare. Grazie. Con questo passo per le ultime foto che sono il podio di Wikilos Monuments a Marianna Santoni. Grazie Lorenzo. Come stavo dicendo, siamo all'attesissimo podio. E io prima però vi devo presentare Marianna Santoni, nostra presidente di giuria quest'anno, che è una vera autorità nel campo della fotografia e di Photoshop. Tra i maggiori esperti al mondo, con un altissimo numero di riconoscimenti ricevuti dai migliori marchi di digital imaging, ed è docente universitaria e autrice di oltre 70 pubblicazioni, tra cui la prima guida al mondo su Lightroom, commissionata da Adobe. Sì, grazie. Nino. Ciao. Ciao. Allora, bene, a me l'onore di annunciare gli ultimi tre vincitori del podio, quindi terzo, secondo e primo posto. Allora parto con il terzo classificato, che è Alberto Busini. La possiamo vedere la foto intanto? Sì, ok, complimenti Alberto. La tua foto si chiama Tutto Rosa e la motivazione che ci ha spinto a premiarla è questa. Vince il terzo posto questa immagine dall'atmosfera incantata e incantevole
che ti trasporta in un mondo fiabesco e senza tempo, ma messo sommessamente in dubbio dalla presenza in lontananza della tecnologia moderna sotto forma di pale eoliche sfumate nella nebbia. Esatto, non so se la connessione vi permette di vederlo, però in lontananza ci sono queste... L'ultima cosa sulla quale si poggia lo sguardo sono proprio quelle pale eoliche, e poi è una cosa che in realtà ci ha colpito un po' tutti, perché è una foto che in qualche modo affascina, è molto pittorica, questi toni soavi, però c'è in qualche modo il contraccolpo di questo dettaglio tecnologico che insomma svela in qualche modo una contemporaneità, no, dello scatto, altrimenti sarebbe senza tempo davvero. Ce l'abbiamo? È connesso? Sì, ce l'abbiamo. Wow. Eccolo qua. Eccolo là, ciao Alberto. Complimenti, complimenti per la terza nomination per la tua foto tutto rosa. È un luogo dove vai spesso? Sì, sì, anche perché è poco distante dal luogo in cui vivo, è una mezz'oretta di strada, e quindi ci vado spesso e ho ringraziato anche tutti i soci del circolo fotografico di cui faccio parte e che presiedo, tant'è vero che ci prendono anche un po' per il fatto che insomma Lesina ormai è diventata una location, come si dice così, per essere più fighi, è un po' sfruttata, ecco, diciamo così. Ma una domanda, per quanto tempo l'hai scattata prima di arrivare a questa foto qui? Cioè, questa è bella, in effetti. Quante foto hai fatto? Cioè, quante volte sei tornato? No. Allora, devo dire che questa foto è di qualche anno fa. Ok. L'ho fatta per andare a sperimentare una nuova ottica di lunga focale che avevo da poco comprato. Non ci sono andato molte volte per fare questa foto qua, ed effettivamente la mia previsualizzazione non era, diciamo, di questo tipo. Come avevo detto prima, in precedenza, ero andato a scattare, volevo fare dei dettagli sui fenicotteri, però poi il lago di Lesina offre questa grande opportunità che bisogna saper cogliere, che nel momento in cui il sole tramonta diciamo, c'è un'esplosione di luci e di colori che sono veramente sempre nuove, originali ed irripetibili. Quindi bisogna essere pronti a saperle cogliere. Io evidentemente ho avuto dalla mia una dose di fortuna e quindi sono riuscito a cogliere questa foto che mi ha dato soddisfazione. Bello, sono contenta. Infatti l'ha data anche a noi, ci ha catturato subito. Infatti ci ho fatto il terzo posto, è andata bene. Sì, grazie. Ti ringraziamo, ciao. Grazie Marianne. Ciao, bene. Ora passiamo al secondo classificato, che è Gabriele Costetti. Di nuovo Puglia, questa volta è il Teatro Verdi, ed è un particolare della facciata. Questa è, forse, mentre facevamo la giuria, facevamo tutte le votazioni, forse è stata proprio tra le prime che è subito balzata ai primi posti, in qualche modo, perché ci ha colpito di questa foto in bianco e nero, molto pulita, geometrica, ci ha colpito il fatto che sottolineava con eleganza il contrasto tra la struttura architettonica e moderna e verticale del teatro e le rovine, no, antistanti. Questo ci ha colpito. È uno scatto pulito, sicuramente. Nella motivazione abbiamo giustamente anche scritto che questa contrapposizione tra antico e moderno è richiamata anche dalle due figure giovane e anziana in primo piano, sedute sulla panchina. Bene. Però in effetti è uno scatto pulito, è bello perché è pulito, è semplice, ma è assolutamente efficace. Si vede questa strutturazione, questa stratificazione degli edifici che in qualche modo è un po' il senso di questo scatto. È stato tra le prime che in qualche modo abbiamo subito spinto e ci ha un po' accesi. Quindi volevo fare i complimenti all'autore, che è Gabriele Costetti. E c'è, vero? Sì, è tra noi. Sì, eccomi. È tra noi. Bene, complimenti. Sì. Stai contento? Sì. Grazie, sì, sono molto contento. Ringrazio... Prima battuta, ringrazio la giuria, ringrazio te e la giuria per la scelta inaspettata, un premio inaspettato, quindi maggiormente soddisfatto.
E a proposito della foto, direi che hai già detto tutti gli elementi caratteristici. È un tipo di fotografia che mi piace fare. È una fotografia un po' diversa da forse tante altre che abbiamo visto prima, che erano altrettanto belle, forse anche per certi aspetti più belle di questa. Questa è una foto un po' più quotidiana, diciamo così, una foto di architettura che è abbastanza descrittiva, che rappresenta il luogo con una presenza umana. A me piace sempre inserire nelle fotografie di questo tipo anche la presenza umana per aiutare la relazione dell'osservatore con il luogo, quindi nel valutare le proporzioni, nel sentirsi un po' portato nella scenografia, ecco, che non sia una cosa vista dall'esterno. È più personalizzato, si capisce meglio, meglio le proporzioni, come hai detto. Esatto, esattamente. È una foto così documentativa, un po' mi veniva in mente adesso riguardandola, è un po' una foto da settimana enigmistica, no? una gita a Brindisi, Teatro Verdi, in questa foto funzionale. Quindi direi che la descrizione che ne hai fatto è azzeccata. Bene, grazie. E grazie anche per la tua umiltà, perché è raro sentire qualcuno che arriva al secondo posto e parla di chi è arrivato dopo dicendo che avevano perfino fatto più belle. No, ma è la verità. È stata la più bella lezione che potevi dare a tutti, grazie. No, grazie, è la verità. Grazie di cuore. Ok, e ora annuncio il super vincitore. Allora, va chiarito che, per chi si è connesso tardi, allora, Wikiloves Monuments è il concorso più grande del mondo, fotografico, più grande del mondo per numero di scatti. E le foto che confluiscono in questo concorso sono quelle che poi finiscono su Wikipedia, la grande enciclopedia libera del mondo. Tutti la conosciamo perché quando cerchiamo qualcosa c'è lei a risponderci. E quindi sono felicissima, adesso annuncio il super vincitore di quest'anno, 2020, che è Nicola a Brescia, Mareggiata Polignano. Questo è il titolo della foto, è di un'opulenza pazzesca. Questa è un'altra foto che quando è arrivata veramente ci ha fatto fare wow a tutti quanti. Leggo la motivazione. Il primo premio è conferito a questa immagine opulenta che valorizza l'esuberanza della natura esplosiva in contrasto con il piccolo paese di Polignano, in Puglia appunto, immobile ma indomito, aggrappato alle scogliere, che mostra quanto l'opera umana sia immersa nel contesto naturale, risultando quasi inghiottita da esso. Lo scatto dimostra una notevole bravura del fotografo nel cogliere l'attimo esatto della massima elevazione della risacca. È un gran bello scatto, purtroppo so che il super vincitore di quest'anno non si è potuto connettere, ma ci ha mandato il video che ora vediamo. Prima di vedere il video però volevo aggiungere 2 o 3 commenti alla foto che trovo veramente ben fatta. Penso che chiunque di noi sia stato a Polignano ha apprezzato tantissimo questo paesino. Forse nel nostro cuore quando andiamo via ce lo ricordiamo così. Anche se in realtà forte così non ce l'ha visto nessuno, nel senso che è raro vedere queste onde pazzesche, soprattutto in una foto, riuscire a immortalarle così, però in qualche modo ce lo ricordiamo così nel cuore, quindi è riuscito veramente a stigmatizzare, a rendere iconica qualcosa che è nella nostra testa più che realmente tangibile in qualche foto magari che abbiamo vinto. È straordinaria tutta la connessione di linee che c'è tra le nuvole, gli scogli in primo piano, che puntano tutti verso gli edifici proprio più addosso al mare, insomma la trovo straordinaria. Quindi sono felicissima di annunciarlo e ora Marta ci fa vedere il video che lui ci ha mandato, vero? Assolutamente, pronti, grazie. Via! Buonasera a tutti, è per me un grande onore aver partecipato per la prima volta a questa edizione di Wikiloves Monuments. E devo dire che non mi aspettavo assolutamente di arrivare sul podio dei vincitori e questo mi emoziona veramente tantissimo. Ho partecipato per la gioia di poter contribuire con questo scatto a far parte del grande database di immagini di Wikipedia. Ringrazio con immensa gioia Wikimedia Italia per avermi concesso questa grande occasione, la giuria per aver selezionato il suo scatto e non per ultimo la signora Erika e la signora Marta per la loro disponibilità. Lieto di partecipare anche alla prossima edizione, vi saluto tutti quanti calorosamente. Ciao. Grazie allora, di cuore,
Ringrazio te tutti, Wikilabs Monuments, che mi ha coinvolta in giuria da non so quanti anni ormai, quindi sono felicissima. E niente, un grande bacio, direi che possiamo chiudere con me. Grazie Marianna, e no, chiudiamo con tutti, tu sei la nostra star, quindi arrivi in chiusura. E ti ringraziamo sempre perché ci rimani vicino e ci sostieni in questa avventura, che ormai è arrivata alla nona edizione, e l'anno prossimo ci sarà il grande decennale. Sì, mega momento. Grandissimo momento, stiamo preparando celebrazioni e ricchi premi e cotillon. Allora, grazie Marianna, congratulazioni a tutti i vincitori e grazie a tutti per aver seguito la premiazione di Wikilabs Monuments Italia 2020 e buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.